Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, per la felicità di moltissimi di voi che mi hanno chiesto Xyuder, ma quando ci porti delle notizie per Fortnite Android, beh fresche, beh ragazzi, il momento è arrivato. A soli 4 giorni di distanza, o una settimana, non ricordo, dall'ultimo video che vi ho pubblicato e che trovate tra l'elenco dei miei video caricati, oggi ragazzi ho scoperto, grazie a un utente delle mie live, un nuovissimo elenco di dispositivi supportati per Fortnite Mobile. Posso già dirvi ragazzi che questo video sarà interessantissimo perché io, come sapete, rispondo a praticamente quasi tutti i vostri commenti sul mio canale YouTube e ho visto un sacco di modelli che voi mi avete chiesto in questo mese e mezzo, 2 mesi che portiamo news su Fortnite Android, quindi rimarrete molto molto felici. Allora, cominciamo subito ragazzi. Intanto vi dico, giusto per chiudere subito l'argomento, Fortnite per Android, a parer mio, non lo vedremo prima di fine giugno, quindi mettetevi l'anima in pace, c'è ancora da aspettare. Allora, Motorola G4 Plus, Motorola G4 e G4 Play, LG K10, Samsung Galaxy J7 Pro, J7 Prime, J5, J5 Pro e J5 Prime, Samsung Galaxy J2, Samsung Galaxy J3, Motorola E4, Motorola E4 Plus. E già fin qui so che molti di voi hanno detto: sì, c'ho il J7, perché me l'avete chiesto in tantissimi, posso farlo girare? Sì, potete farlo girare. Motorola E4, E4 Plus, Plus, scusate per la pronuncia, LG G3, LG G4, LG G5, G per l'RPG, G, LG Q6, LG X, LG G4, LG G3. Questo era difficile da dire. Motorola C, Motorola C Plus, Samsung Galaxy S5, S6, S6 Edge, S7 Flat, Samsung Galaxy Edge S7, S8, Samsung Galaxy A5 del 2016 e del 2017, Samsung Galaxy A7 A8 del 2017, Asus Zenfone 2, Zenfone 3, Zenfone 3 Max, Zenfone 3 Deluxe, Zenfone 5. Poi, questi me li avete chiesti in tanti: Quantum Go, Quantum MUV, Quantum Go 2, Lenovo Vibe K6 Plus, Zuk Z2, Z2 Pro, Zuk Z2 Plus, Lenovo P2. Io non so che marca sia Zuk. Motorola Moto X4, Motorola G5, G5 Plus, G5S, G5S Plus, Motorola Z, Motorola Z Force, Motorola Z2, Motorola Z2
GeForce Motorola G5S e G5S Plus, Alcatel A5 LED, Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 4X, Xiaomi S Mi 5, Mi 6, Mi A1, Xiaomi Redmi 5 Plus, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Max e Max 2 Mi. Questi ragazzi sono tutti i dispositivi mobili, cellulari in poche parole, che vanno ad aggiungersi all'elenco che già avevamo visto e che trovate ovviamente sul mio canale. Si parla anche, ragazzi, di tablet, però per il momento non ci sono ancora tablet nuovi aggiunti all'elenco già detto in precedenza, quindi voi non abbiate paura, rimanete sempre aggiornati in questo canale attivando la campanella, perché io appena so qualcosa nel giro di poche ore la traduco, la pubblico e voi quindi la sapete. Beh ragazzi, che dire? L'attesa per Fortnite su Android è veramente alta e man mano che passano i giorni io vedo che voi mi commentate tantissimo in quei vecchi video e spero anche che in questo video farete altrettanto. Mi raccomando ragazzi di condividere questo video con tutti i vostri amici in modo che la voce giri il più possibile e che il più possibile la voce e tutti possano avere i loro dubbi chiariti. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo di lasciare un bel like ovviamente se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per tutte le notizie e gli aggiornamenti su Fortnite e su Fortnite per Android. Noi ci vediamo in live, ciao!